Poi l'ultima cosa che ti chiedo, se noi dobbiamo informare, vorremmo, cioè, ma anche per l'autorità, perché io penso che questa sia stata comunque un'assemblea positiva. Ringrazio Dio, in vita mia ne ho vissute molte, ne ho fatte a volte. C'è una verità, c'è stato pure un sentimento in questa manifestazione. Quello che secondo me non è uscito chiaramente, e probabilmente su questo poi una relazione, sono quello che noi poi andiamo a comunicare a chi legge, che sono gli obiettivi, perché l'obiettivo deve essere, probabilmente sarà un consiglio comunale, l'obiettivo è chiudere, far bonificare quell'area, l'obiettivo sarà intervenire sulla sica, voglio dire, come l'obiettivo sarà gestire meglio l'impianto di separazione. Su questo voglio dire bisognerebbe magari una maggiore crescita, e penso che poi alla fine un'unità di intenti può portare molto più gente alla causa. Le divisioni, purtroppo in qualche voce magari ho sentito qualche divisione, le divisioni in questo momento penso che non servono ad unire, perché è un problema che tocca tutti. Turismo e agricoltura, probabilmente sono fuori dalla nostra terra. Io ho sempre vissuto battaglia per... Niente, il discorso è questo, l'obiettivo intanto mi pare che nei discorsi sono usciti fuori, che sono intanto l'obiettivo primario secondo me, modificare l'area della partita. Aspetta, no, ancora più importante è quello che ci siano degli organismi permanenti in questo paese di controllo, che non si esaurisca poi con l'esaurimento, speriamo, di quelli che sono gli obiettivi, diciamo, che si perseguono a breve termine, speriamo, no? Che siano organismi permanenti, organismi che abbiano la capacità di spaziare, perché noi stasera, come stasera spaziamo, perché noi parliamo, anche se è tutto legato poi alla fine, anche di sanità, di abbandono, noi siamo abbandonati. Noi se accadiamo malati ed è una cosa grave, meglio morire subito, senza meglio morire ma c'è per quattro anni. No, Quindi il discorso è proprio questo, avere la capacità anche di legarsi poi, se possibile, con eventuali situazioni in altri paesi, perché non dobbiamo così maiori. Non si ma a parte, tra le parti più svantaggiate d'Italia, dove effettivamente non ci sono prospettive, non c'è lavoro, i giovani se ne vanno, quindi anche questo. No? Pertanto io non lo so se adesso abbiamo il tempo di organizzare e per quando un'uscita pubblica con inviti verso la popolazione con volantini esplicativi che spieghino il perché di questa mobilitazione, perché è necessario intanto informare, non lo so, Franco. Ma scusa, il Consiglio Comunale vuol 10, no? Ma è specifico, c'è cioè, l'ordine del giorno sul suo problema. Sì. Senti, allora secondo me noi possiamo portare la gente già al Consiglio Comunale. Sì, questo come prima cosa. Ieri hai portato 30 persone, quando c'è un Consiglio Comunale? 10, non lo so, ma più ora così vede. Chiede già che porta, mi chiede 30 persone, tu vieni, cominciamo a creare. Allora, e ho la gente a passare parola. Ciao, ciao.